Ciao ragazzi e bentornati, io sono Antonio e oggi nuovo video a tema Vinted Harry Potter, la mia rovina e forse un po' anche la vostra ultimamente per quello che mi dite su Instagram. Qualora non mi seguiste come al solito, @antonio.seria. Ragazzi, prima di cominciare vi ricordo che su Pumpling, utilizzando il mio codice sconto 7potter, avrete sempre un paio di calzini in omaggio con ogni ordine senza minimo di spesa e il codice è sempre cumulabile con tutte le offerte in corso di Pumpling. Trovate il link in info box. La maglietta che indosso, come vi dicevo, è sempre di Pumpling ed è una delle ultime a tema Harry Potter con le quattro case. A me piace un sacco, è diventata al momento la mia preferita, quindi me la vedrete spesso in questi video. Ma ragazzi, trovate anche il mio link alla vetrina Amazon per aiutare a crescere il canale acquistando tramite uno dei miei link qualsiasi tipo di prodotto, anche non tra quelli inclusi nella mia vetrina Amazon. Il sito mi riconoscerà una piccola percentuale che mi aiuterà a sostenere il progetto del mio canale. Detto ciò, fine del momento televendita e ragazzi, parliamo di Vinted. È ormai da quasi un anno, forse poco meno, che lo utilizzo. Ho venduto tantissime cose perché, devo dire la verità, si vende davvero benissimo su Vinted, ma ho acquistato, come sapete, tantissima roba. E ultimamente mi è un po' sfuggita la mano, la mia collezione ormai ha preso il sopravvento sulla mia camera, ma pazienza. E ragazzi, vi mostro un po' di cose che ho beccato proprio di recente nell'ultimo mese. Le prime due cose sono magari un po' stupide, però mi piacevano. Si tratta di queste due confezioni. Sono due confezioni di caramelle, sono vuote, di cioccolatini, che vengono venduti al Warner Bros. Studio Tour nella sezione dedicata a Mielandia. E si tratta di queste Fudge Flies, che sono delle mosche di, diciamo, di caramella mu, e non so qual è il nome all'interno della saga in italiano sinceramente, mentre queste qua sono dei peppermint toads, quindi sono dei rospi alla menta. Anche questi sono presenti nella saga, ma non ricordo la traduzione italiana. Invece ho già acquistato da una ragazza le altre due confezioni che mi mancavano, che sono quella delle api frizzole e l'altra dei bonbon esplosivi, che appunto mi mancavano e finalmente sono riuscito a beccarli non su Vinted ma su Facebook in un gruppo di vendo scambio. Avevo sempre avuto in mente di acquistare queste confezioni quando sono andato al tour a Londra. Non le ho mai prese perché un pacchetto costa circa 10 sterline, quindi parliamo di 12-13 euro a confezione, quindi non le ho mai comprate. Però le scatoline vuote, queste due le ho pagate 5 euro e altri 10 euro ho pagato le altre due che mi dovranno arrivare, ma quelle sono ancora piene e commestibili, anche se non credo che le aprirò. E ragazzi, quindi queste si vanno ad aggiungere alla mia collezione di Mielandia, nella mia mensola, dove ho dedicato uno spazio apposito ai dolci. Ma adesso passiamo alle cose più succose. Ecco qui, ragazzi, qui dentro in questa busta che ho trovato dentro una scatolina imballata davvero coi piedi, però su Vinted sappiamo come funzionano le cose, troviamo un pezzo Noble Collection. Ragazzi, un pezzo che anche in questo caso non mi convinceva perché costava troppo, perché mi sembrava davvero una rapina e che non ho mai acquistato proprio per questo motivo, ma che su Vinted ho beccato a 20 euro e visto che è un pezzo ormai discontinuo, quindi non si trova facilmente e su Amazon viene venduto a circa 60-70 euro, dipende dai momenti, ho deciso di buttare questi 20 euro su questo prodotto, anche se è privo di confezione. E si tratta, niente poco di meno che, si tratta della penna della professoressa Umbridge, che ragazzi è davvero un prodotto semplicissimo, che non vale per niente il prezzo che chiede Noble Collection, è davvero un furto autorizzato, io ve lo dico. Perché è molto carina di per sé, ma sarebbe carina se costasse 20 euro, quanto l'ho pagata io. Ma 60 euro è roba da telefonare alla Guardia di Finanza e mandarla direttamente in sede Noble Collection, perché davvero una rapina, ragazzi, non si può. E sono questi due prodotti. Abbiamo questa penna, questa piuma nera in plastica, perché la piuma credo sia vera o sia comunque dipinta di nero, non lo so, ma l'impugnatura è in plastica e poi la punta del calamaio della penna
è in metallo, ma non funziona, non credo si possa utilizzare perché è finta, è palesemente finta. E poi abbiamo questo supportino qui che invece serve a esporre la nostra penna, quindi va appoggiata qui, ora non so sinceramente in che verso, forse così. Ok, va appoggiata su questo supporto e poi messa in esposizione. Non lo so, il prodotto è carino perché comunque richiama molto quello che abbiamo visto nel film, quindi nell'Ordine della Fenice ho controllato, effettivamente la penna è uguale a questa. Ma il prezzo richiesto è davvero eccessivo. Quindi sono contento di averla beccata su Vinted. L'ho comprata, è arrivata molto molto velocemente, quindi sono molto contento anche di questo. E anche questo pezzo va ad aggiungersi alla mia collezione. Quindi fatemi sapere come al solito sotto se voi lo avete già in collezione, se la pensate come me o se pensate che magari valga il prezzo che viene richiesto da Noble Collection. Ma adesso ragazzi rimaniamo in tema Noble Collection perché voglio mostrarvi altri due acquisti sempre fatti su Vinted. Uno è uno degli animali, delle creature in teca che sono state rilasciate negli ultimi anni e in questo caso si tratta del Pixie, del folletto della Cornovaglia. Questo prodotto era venduto, credo, da un negoziante su Vinted, anche perché sulla base ha ancora il prezzo col codice a barre di 34,99 euro. Io l'ho pagato 25 euro, incluse le spedizioni, credo che volesse proprio disfarsene, e l'ho acquistato non perché mi piaccia questa serie, ho solamente Nagini di questa serie, tutti gli altri credo di non averli più, o comunque alcuni sono in cantina. E io ho acquistato questo semplicemente perché il folletto è in scala 1 a 1, quindi mi piace questa cosa della scala 1 a 1, ma soprattutto perché ho acquistato da Primark, ve l'avevo mostrato anche su Instagram, una teca di vetro con la base in legno, quindi proprio una campana in vetro che si può aprire e chiudere con la base in legno e all'interno di questa campana voglio posizionare il Pixie, che naturalmente si può rimuovere da questa base, da questa teca, quindi la teca di per sé non mi interessa, non la metterò in esposizione, ma userò solamente il Pixie all'interno per metterlo dentro questa campana di vetro. Quindi, qualora voleste vedere l'effetto finale di questa mia composizione, come al solito seguitemi su Instagram. E poi, ragazzi, dulcis in fundo, ho beccato un ragazzo belga che si voleva disfare di alcuni pezzi della sua collezione e ho finalmente fatto l'upgrade del boccino d'oro. Ed eccolo qui, in questo caso devo dire il ragazzo è stato davvero bravissimo, ha utilizzato questa scatola molto robusta per imballarlo, e l'ho naturalmente già aperto e controllato visto che dovevo dare l'invio, l'ok all'applicazione per poter girare i soldi al venditore, che non mi sembra il caso di far aspettare più del dovuto. Perché naturalmente se io dovessi dare l'invio ogni volta che registro un video, i soldi non so quando gli arriverebbero, anche se credo che automaticamente dopo un tot di giorni venga dato l'ok in automatico da Vinted. Ma per correttezza io quando ricevo il pacco lo apro in giornata, così da dare l'invio, perché naturalmente anche io da venditore voglio che i soldi mi vengano dati in fretta. Ragazzi, come vi dicevo, boccino d'oro e ecco qui, penso che l'abbiate già capito o comunque visto dalla copertina. Togliamo tutti questi fazzoletti che ha messo all'interno e ragazzi, eccolo qui, all'interno di una bella busta di plastica. Che carino, ha messo anche un lecca lecca all'interno, non l'avevo visto, non me ne ero accorto, molto molto carino. E ragazzi, si tratta del boccino d'oro di Noble Collection. Anche in questo caso, bello. Secondo me non vale quanto viene richiesto da Noble Collection, se non sbaglio, intorno agli 80 euro. Io l'ho pagato 30, se non sbaglio. E molto carino, è in metallo. Mi spiace il fatto che il boccino non può essere rimosso dalla base. Io pensavo che si potesse estrarre da questo supporto che va un pochino a simulare la scia di aria, di vento, non so come spiegarvelo, che viene lasciata dal boccino quando sfreccia. Io credevo che fosse incastrato.
Invece no, non si può rimuovere. In ogni caso il prodotto è logato Harry Potter Novel Collection, è in perfette condizioni. Il ragazzo mi ha mandato tantissime foto prima di acquistarlo. Le ali sono molto delicate perché sono comunque in metallo molto leggero e saldate in due punti davvero molto piccoli qui ai lati della sfera, però devo dire che davvero in ottime condizioni. Il prodotto, secondo me, è più un trofeo. Sembra un po' un trofeo del Quidditch. Io non direi che si tratti proprio di una replica, anche se comunque le dimensioni credo siano scala 1 a 1 e quindi è un po' un ibrido. È sì una replica del boccino, ma no, perché non è proprio un prop di scena, ma è più una scultura, un trofeo, non so davvero come definirlo, magari aiutatemi voi nei commenti. In ogni caso, comunque, è molto bello, molto ben fatto, ben rifinito. Io lo valuterei intorno ai 40 euro, magari 50, 70, sempre leggermente un po' gonfiato il prezzo di Noble Collection. Io, lo sapete, acquisto continuamente roba di Noble Collection, sia nuova che usata su Vinted, che usata su magari gruppi, e quando trovo l'occasione la colgo. Quindi sì, la critico spesso per i suoi prezzi, però ragazzi, la qualità è al top. Se volete collezionare oggetti di Harry Potter, repliche, statue, prop, eccetera, eccetera, Noble Collection è la via. Quindi, detto questo, ragazzi, io naturalmente non posso che consigliarvi ulteriormente di vendere e acquistare su Vinted. Naturalmente l'app non mi sponsorizza, alcuni pensano che queste cose mi vengano inviate da Vinted e io ho risposto, ma magari Vinted mi mandasse la roba gratis o comunque mi desse dei budget da spendere su Vinted. Assolutamente no, io non ho nessun legame, nessun accordo, nessuna partnership con Vinted, semplicemente la uso, mi piace, ci compro, ci vendo, ci perdo moltissimo tempo, rovisto continuamente all'interno delle sue categorie e ogni tanto salta fuori qualcosa di buono, purtroppo spesso salta fuori qualcosa di buono. E sto prosciugando le mie finanze. Detto ciò, ragazzi, la smetto di annoiarvi. Spero di avervi intrattenuto per 10 minuti. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa vi piace di più tra questi miei ultimi acquisti. Naturalmente ci sono ancora tante cose in arrivo e tante cose vi mostrerò. Seguitemi su Instagram antonio.seria, lasciate un commento e iscrivetevi al canale qualora non foste ancora iscritti, perché tantissimi di voi guardano i video ma non sono iscritti al canale. Quindi, ragazzi, a voi non costa niente, ma per me è tanto, quindi cliccate. Iscriviti al canale e condividetelo con i vostri amici. Detto ciò, chiudo il becco e vi saluto. Ciao!